ricerca. Futuro e passato. Une forme de continuité. Aperto e chiuso. Tradizione. Raccoglimento e rifrazione. Quelque chose de très exploratoire. Il mio lavoro sul Festival Bolzano Danza, la direzione artistica di questa istituzione, per me ha rappresentato il tentativo di portare una trasformazione. Questo movimento di trasformazione è stato un movimento che si è posto come obiettivo quello di creare, o meglio trasformare, il festival in un festival di nuova generazione. Bolzano Danza in 33 anni di storia ha cambiato la sua fisionomia più volte. Questo grazie e in funzione dei vari direttori artistici che si sono susseguiti nelle edizioni. Oggi però il festival ha una identità e una fisionomia ben precisa. La direzione artistica di Emanuele Masi ha dato una spinta decisiva in questo senso. È un festival votato al contemporaneo che ha un richiamo internazionale importante. È un festival anche che ha trovato proprio un'identità nel suo essere in relazione a questo territorio, a questa città molto particolare, che è una città di confine aperta alla Mitteleuropa e che quindi si presenta come crocevia di culture. In questo senso è come se Bolzano Danza oggi non sia più un festival in una città, ma che sia il festival per la città, il festival di una città. Un festival che dialoga con il territorio nel quale si colloca. Uno degli strumenti per creare un maggior dialogo, una maggior partecipazione col pubblico è stato quello di ideare di anno in anno dei filoni tematici forti e coerenti e che in qualche modo rispecchiassero nel festival, attraverso il linguaggio della danza, quelli che sono i cambiamenti della nostra società. Lo scorso triennio, 2015-2017, è stato creato pensando a un'unica coerenza tematica sul tema dell'identità. Nel 2015, con Male Female, per esempio, abbiamo indagato il tema dei generi, del maschile e del femminile. E alla fine la domanda era: sapreste riconoscere il bolero creato da una coreografa rispetto a quello creato da un coreografo? Quindi c'è stato un lavoro di indagine sugli stereotipi, ma anche un lavoro di indagine su qual è il panorama della coreografia maschile, della coreografia femminile. Un lavoro di indagine sulle interpreti più importanti, abbiamo avuto Caroline Carson, abbiamo avuto spettacoli interamente al maschile come una produzione di Olivier Dubois che proprio a Bolzano ha visto la sua prima assoluta, così come invece coreografie create per un gruppo solo femminile come la Sagra della Primavera creata da Roy Assaf per un quintetto tutto femminile. Il 2016 invece è stato l'anno in cui abbiamo affrontato il tema della migrazione e dell'integrazione. Abbiamo cercato un titolo accattivante, questo titolo era Beautiful Stranger, il titolo di una canzone di Madonna che voleva raccontare, al di là di qualsiasi rilievo sulle emergenze della società contemporanea, cosa di buono e cosa di positivo le migrazioni hanno sempre portato nella storia della nostra società.
Sono stati molto importanti, quindi quest'anno per esempio gli incontri anche con artisti che portano nel loro DNA o anche nel loro nome e cognome il racconto di una società che si fa sempre più multiculturale. Quindi anche l'incontro con danze di altri luoghi, di altri paesi che sono andati a contaminare quello che è la danza contemporanea di oggi. Toutes mes pièces partent de quelque chose qui fait débat dans la société. Même je dis souvent que je pars souvent d'un énervement, c'est-à-dire j'entends quelque chose dans l'actualité, une situation qui me donne envie de réagir. Donc j'ai envie de dire que c'est assez organique la façon dont la société se retrouve dans mon travail. C'est interdépendant, c'est ce qui le fait naître, c'est ce qui me met en mouvement. Les yeux tournent autour du soleil, c'était une invitation, une création pour un lieu ici, c'était déjà la troisième invitation du festival. Et c'est vrai qu'après avoir d'abord rencontré le public avec des pièces qu'on avait amenées, l'idée c'était de partir d'un lieu ici, le Muséum, le musée d'art. L'occasion d'être dans ce musée, c'est de développer des collaborations entre des gens qui viennent des arts vivants, des arts plastiques. Je trouve que la danse commence là où les mots s'arrêtent, parfois, ou en tout cas sont une sorte d'extension à ce que parfois les mots ne disent pas ou diraient autrement. Et puis je crois que ça s'adresse aux spectateurs différemment, tout simplement. C'est dans des temps souvent plus longs pour cerner une idée. Chaque année, il y a un cran, une étape nouvelle dans la complicité avec le festival. C'est-à-dire au début, on était là d'abord pour présenter des pièces, ensuite on a fait cette création in situ, ensuite il y a eu des formes de rencontres, d'ateliers, et puis aujourd'hui, Emanuele Masi m'accorde cette confiance de partager avec lui un regard sur la programmation, des choses qui vont se faire dans les espaces extérieurs. En fait, je crois que ce qui m'importe, c'est de mettre en contact des choses qui n'étaient peut-être pas censées se rencontrer, des personnes qui n'étaient pas censées se rencontrer. Il 2017 è stata invece la summa, in qualche modo, di questo lavoro di ricerca sul tema dell'identità. Sotto il titolo di Link abbiamo cercato di raccontare le connessioni, i legami e le radici che attraverso la danza molti artisti sono in grado di esprimere. Il racconto più interessante che siamo riusciti a portare al festival è stato quello di Alessandro Sciarroni. Il spettacolo ha debuttato 5 anni fa, è nato in Tirolo, nel senso che siamo venuti a fare ricerca proprio in Tirolo per imparare le danze, per entrare in contatto con una compagnia di danza popolare di Schuplattler. Ma nonostante sia stato uno spettacolo molto fortunato perché ha girato dagli Stati Uniti a Hong Kong, è stato presentato veramente in tantissimi posti, non era mai stato presentato in Tirolo, in Sud Tirolo. La tradizione è fatta una storia antichissima, in un certo senso si ripete sempre uguale a se stessa, ma a volte ci sono dei cambiamenti, a volte ci sono delle piccole eresie
che cambiano la tradizione, che la fanno, che la trasformano in qualcosa che in qualcosa di diverso. Nel mio lavoro cerco di mettere al centro sempre una sorta di mistero, una mancanza di risposte, e che per me è simile a quel mistero antichissimo che somiglia, no, al movimento dei pianeti, al movimento degli atomi dentro di noi, al movimento degli animali, all'immagine degli animali che emigrano tutti quanti assieme. E quell'energia lì e quell'immagine lì per me è l'immagine della danza, nel senso che quando danziamo siamo mossi da quel tipo di energia misteriosa lì, e quando rappresentiamo la danza, quindi quando vediamo la danza, vediamo la rappresentazione di quel mistero lì. Olivier Dubois è un artista di caratura internazionale che non ha bisogno di presentazioni e che proprio qui ha voluto dare vita a due nuovi progetti. Abbiamo presentato il debutto assoluto di Le Memoirs d'un Signor, un progetto che vedeva in scena un danzatore prediletto da Olivier Dubois assieme a un gruppo di 40 non danzatori, di 40 persone che per la prima volta salivano su un palcoscenico. E questo è uno appunto dei tasselli che vanno a comporre il modo con cui il festival vuole interagire con la città, creando una comunità di spettatori ma anche una comunità di persone che possono essere attivate in vari modi e a vario titolo nell'ambito del festival. Olivier ha anche pensato a Bolzano per essere la sede del debutto di un altro lavoro, in questo caso una creazione per un pubblico di famiglie. Il 2012 era stato il momento in cui, prima di tutti gli altri festival, abbiamo pensato che era necessario trovare un momento proprio dedicato ai più piccoli, dedicato alle famiglie, dedicato alla danza rivolta ai più giovani. Bolzano Danza sente anche propria la missione di intercettare i nuovi talenti. In questo senso ha aderito per esempio alla rete Anticorpi XL, facendosi appunto antenna per il territorio regionale dei giovani coreografi e delle giovani coreografe, cercando appunto di dargli una possibilità di avere una visibilità nazionale e iniziare quindi da questi piccoli momenti una carriera che speriamo possa portare anche in futuro molto lustro alla danza altoatesina. Bolzano Danza ha sempre avuto una peculiarità, quella di cartellone di spettacoli e di corsi formativi, workshop che si svolgono nei 15 giorni parallelamente quindi al festival in teatro e nei vari luoghi della città, nelle palestre cittadine, e sono corsi che richiamano sia giovani danzatori del territorio ma anche hanno un appeal internazionale, soprattutto dalla vicina Austria o dalla Germania. Molti giovani che vogliono intraprendere la carriera del danzatore seguono questi workshop in città. Per me Bolzano Danza è stato un po' l'inizio di quella che è stata più seriamente la mia carriera artistica, nel senso che ho fatto danza fino da bambina, però è stato il primo workshop che ho scelto di seguire.
la sento un po' come un primo momento nel mio percorso in cui mi sono relazionata a un esterno e anche a un rapporto con altri danzatori, con la visione degli spettacoli con altri danzatori, che ha dato la sensazione di un mondo della danza in cui orientarsi, piuttosto che dell'interno delle mura di una scuola di danza. Con 10 mini balletti ho iniziato il rapporto con la danza stessa, che era stata fino a quel momento un po' lontana dai lavori di collettivo cinetico, in cui la coreografia vera e propria era sempre presa un po' da abusivi e con corpi non di danzatori. E invece in questo caso, dopo un po' di anni, ho pensato di rispolverare quelli che erano i miei quaderni di infanzia in cui scrivevo le coreografie da bambina, e con questo espediente di ragionare sul rapporto stesso del mio corpo con il movimento e con la danza, e quindi la danza come qualcosa che svanisce mentre esiste, mentre si fa, che è puro movimento più che forma in quel caso, e l'attrito che crea tra la riconoscibilità di una forma fissata e coreografica e l'improvvisazione, che è puro disfarsi. Prendo il piede della gamba buona, lo tiro verso la testa, afferro con l'altra mano. Chi riesce si infila dentro. Il pensiero della danza, il pensiero coreografico, è un pensiero organizzativo in cui la visione dello spazio del tempo, dei corpi nello spazio nel tempo e della dinamica di fruizione passa da una visione coreografica, cioè prende in considerazione quei parametri. Però possono essere applicati a un drone che vola come a un corpo di un 65enne che gioca sulla scena. E quindi penso che sia più il tipo di sguardo applicato e la cura con cui viene disegnata una cornice che riesce a restituire allo sguardo dello spettatore una visione coreografica di qualcosa che magari non appartiene alla danza. En fait, ce que je sens avec le festival Bolzano Danza, c'est qu'il y a une sorte de sillon qui se creuse avec ces questions du moment autour de l'identité, autour des différences qui nous constituent, et à chaque fois avec une approche nouvelle. Et je sens que ça, c'est assez propre à ce festival, c'est-à-dire de tenir un cap avec des éclairages nouveaux, mais d'édition en édition, de vraiment tenir ce cap. Un festival di danza contemporanea o di danza, soprattutto in questo momento in cui le definizioni tra danza, teatro, performance sono sempre più slabbrate, secondo me ha da un lato l'opportunità, semplicemente per l'identità del festival di danza, di far leggere la danza anche quando sconfina da qualche altra parte. Il teatro, la danza, la performance hanno in comune il fatto che per essere fruite hanno bisogno del pubblico, hanno bisogno che qualcuno esca di casa, chiude il telefono, abbia voglia di prendere la macchina, trovare parcheggio, andare in un teatro e assistere a qualcosa che avviene in questo momento, in questo luogo. In questo senso sembra quasi che
la danza possa diventare quasi esotica, no? Perché è una cosa che non si fa più. E questa è la grande risorsa, e questa è la grande specificità, e questo è il grande pregio, secondo me. Il futuro che sogno per Bolzano Danza è quello di un festival che sia sempre di più un momento di riferimento sulla scena internazionale per la danza e anche un luogo che per la città di Bolzano possa essere sempre di più un momento di inclusione, di esplorazione della città attraverso questo magico linguaggio.